prima cosa più concreta è che Barcellona ha giocato una partita molto intensa, siete stati veramente bravi a rimanere concentrati per 40 minuti, a reagire positivamente anche quando siete stati sotto, quindi penso che la prima cosa che va detta è che avete vinto meritatamente, una partita tra l'altro secondo me molto, ma molto bella, agonisticamente parlando e anche tecnicamente, con spunti di altissimo livello. Chiaramente per l'ennesima volta i miei ragazzi hanno dato enorme dimostrazione di quello che sono. E non la considerazione che ho dei miei ragazzi è la stessa, identica se non addirittura posso parlare di un'enorme conferma perché abbiamo giocato secondo me a livello emotivo una partita pazzesca. Siamo stati anche noi secondo me veramente 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 molto ma molto ma molto ma molto ma molto bravi. Aggiungo una cosa che ho detto agli arbitri alla fine, no? Non dovete pensare che io adesso vada in sala stampa a lamentarmi, perché mi sono reso conto da quando alleno che era complicato per me riuscire a gestire il rapporto con loro. Perché se quando giochi ti lamenti quasi solo ed esclusivamente di quello che non ti viene fischiato o ti viene fischiato contro individualmente, quando alleni potresti lamentarti continuamente. Penso che gli arbitri abbiano in quest'ultima parte del campionato siano migliorati molto, anche se oggi chiaramente hanno commesso degli errori come hanno commesso degli errori tutti i 10 che sistematicamente erano in campo. Penso che da parte mia ci sia oggi come oggi una serenità rispetto all'arbitraggio che c'è stato in gara 1, che c'è stato in gara 2 e che c'è stato oggi. Ragiono così. La mia non vuole essere una polemica perché non lo è semplicemente una sorta di risposta anticipata a un'eventuale vostra domanda, se mai ci fosse stata, o comunque a chi magari in una situazione del genere, come spesso accade, o come quasi sempre accade quando perdi di poco, magari ti lamenti degli arbitri. Non lo so, io penso e forse lo dico presuntuosamente come quando dico, e oggi è successo, abbiamo perso per colpa mia, penso di essere una persona che ha 1500 difetti, che ha vinto un cazzo in carriera, che spesso veniva, no spesso, sempre veniva odiato dai propri allenatori, avevo un rapporto difficile con loro, poi ecco, non odiato, avevo un rapporto difficile in campo, poi secondo me ha avuto il 99% delle volte anche un buon rapporto con loro. Però ecco, mi piace intraprendere questa strada, riuscire ad essere estremamente sportivo anche in situazioni dove so che non è semplice esserlo. Quindi sono contento di aver visto una partita di pallacanestro di altissimo livello, anche se mi girano altamente i coglioni che abbiamo perso, ma questa è una cosa che mi accompagna da quando ho 4 anni ho iniziato a giocare a pallacanestro. Coach, riprendo quello che ha detto, il Lodi può avere una mancanza di serenità dopo questa sconfitta, perché la Toscana ha dimostrato ancora una volta di essere presente. Certo. Però sorprende che a fine partita, ce lo dovete spiegare voi, perché qualcuno ce lo deve spiegare, è successo qualcosa. No, stavolta non è Qualcuno successo ce lo deve dire. niente. Addirittura. Qualcosa abbiamo visto volare pugni spintoni. No, 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 no. Guarda, io non ho assolutamente nessun tipo di problema. È già successo in passato che durante la mia conferenza stampa ho detto tutto quello che era successo, quindi non avrei assolutamente nessun tipo di Non è problema. successo niente. No, ho parlato con Antonello Riva, abbiamo discusso di una cosa, ma se
se qualcuno ha avuto poi la possibilità, parlavamo tranquillamente nel turno e lui secondo me si è agitato un po' troppo, ma ci sta, ecco, non è, non... ne abbiamo discusso io e lui, ecco, l'altra volta faccio riferimento a quello che è successo in passato, avevo qualcosa da dire, questa volta assolutamente no, quello che avevo da dire l'ho detto e penso che no, sono sicuro che Ha con detto a lui. Antonello, come scusami? Ha Ho parlato con lui direttamente, l'altra volta non ho avuto la fortuna di, chiaramente faccio riferimento a quello che è successo con altri personaggi, non ho avuto la fortuna di parlare con questi direttamente, con questi personaggi, oggi mi sono per certi versi chiarito nel sottopassaggio, è successo che ho fermato Antonello per discutere di una cosa, ma ti ripeto, poi ci siamo per certi versi. Ci siamo per certi versi chiariti, anche se io ho una mia idea, lui ha la sua, questo penso che sia abbastanza normale.